arrivata a una conclusione. Tanto non credo a niente, tanto siete uguali tutti e due. E io mi sono semplicemente scocciato, vi spiego le mie condizioni e perché faccio questo discorso oggi. Non ci sono i commenti aperti su YouTube, non ho nessun email, non c'è. Uso YouTube perché è il modo di interfacciarsi col social, ma che non ha nessuna risposta. Cosa stiamo vedendo, ragazzi? E ricordiamoci che nessuno è senza peccato, quindi chi più chi meno abbiamo tutti gli stessi difetti. Qui stiamo analizzando questa persona, ma potrebbe essere chiunque, potrei essere io di tanti anni fa che fa questo comportamento. Vediamo una persona impaurita, ha paura a interfacciarsi con il mondo e quindi chiude i commenti perché il mondo ti fa male. Vediamo un attimo. Quindi nessuno mi può rispondere? Come facciamo a risponderti se chiudi i commenti? Può contattare e mi sta benissimo. Sta benissimo che si sente nella sua bolla protetta. Dove? Qual è il problema? Il problema è che se tu ti confronti con il mondo, tutte quelle illusioni di perfezione che tu ti credevi, vai a vedere che confrontandoti con la gente, anche l'altra gente ha il cervello. E quindi cosa fa una persona debole? Si chiude nella sua bolla, nessuno lo può criticare. Andiamo avanti. Mi va benissimo così. Solo uno che si trova in un'altra posizione permettersi di avere questo atteggiamento. Gli altri no. Perché da qualche parte di te c'è un interesse nel ricevere qualcosa da altri. Io non ce l'ho sto bisogno. Lui dice che non ha bisogno. Eppure nei suoi video lui tenta in tutti i modi di avere l'approvazione della gente, i followers. Poi a quel punto può attivare i commenti e vedere, ecco qua, ma per il momento non li può attivare e per il momento non si può confrontare con nessuno perché ci sono dei contrasti con il suo programma che ha in testa che non è allineato con quello che possono essere gli altri. Andiamo avanti. Mi va a fare in giro. Sono i miei CD e me li vendo e campo così. Dove sono questi CD che campi e vendi così? Parli soltanto. Ecco, questa è una violenza, ragazzi, che questa persona ha appena ricevuto. E come questa persona, tutti noi, per non avere un confronto con gli altri che può essere molto, molto violento, è molto violento per l'essere umano non avere ragione. E quindi cosa facciamo? Ci chiudiamo. Ma questo non è niente, ragazzi. Ci sono. Questa è la punta dell'iceberg. Cioè, le persone che fanno video sono la punta dell'iceberg. Poi ci sono tutte le persone che non fanno video e hanno il terrore di uscire in video. Proprio per non essere confrontate con il mondo. Il mondo è vario. È molto complesso e non hanno la capacità di capire che sì, è concepibile non sapere tutto in questo mondo, non c'è niente di male, posso anche così stare a sentire qualcuno e fargli complimenti se ne sa più di me, ma questo è il nostro ego che ci frena a fare questa cosa qua e quindi per questo che, scusate, mi sto grattando in modo poco professionale in questo momento, e questo diceva sarà perché non mi lavo da mesi e quindi questo diciamo provoca questo, diciamo, questa frattura, diciamo, sociale che non ci permette di creare, diciamo, perché nessuno vuole essere comandato. Questa è la cosa, ragazzi, nessuno di noi vuole essere comandato. E messo al suo posto,
da un qualcuno che ha più esperienza, per dire. E quindi ci rifugiamo in questo mondo dove tutto va bene, che è il nostro mondo. Andiamo avanti. Qualche modo. Allora, perché tutti e due ci sono questi due? Ripeto, in questo video lui è un po' meno incasinato, diciamo, degli altri video, diciamo. E mi piace questo video, per questo lo voglio commentare fino alla fine. Ok? Perché è un po' più sciolto rispetto ad altre volte, quindi andiamo avanti. Da una parte sono gli esoteristi che rubano la mia intelligenza. Poi c'è questo vittimismo di, insomma, gli altri ce l'hanno con lui, molto, insomma, molto infantile come comportamento, purtroppo. Però ripeto, ragazzi, cioè, noi possiamo dire quello che cazzo ci pare, ma questo è lo stato dell'uomo oggi, purtroppo. C'è chi nasce ed è già adulto, per dire, col tempo, no, non è che nasce adulto, però col tempo è più adulto, diciamo, le circostanze della vita eccetera lo rendono più adulto, e quindi e c'è chi vuole rimanere nella sua bolla, diciamo, no? Ma ripeto, ragazzi, chi più chi meno, cioè, state parlando con uno, state guardando uno che vive la sua vita in una bolla da solo in una cazzo di montagna a 1000 metri. Quindi non sto criticando nessuno, per questo ho detto, come il detto di Gesù, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Quindi noi tutti abbiamo questo problema, cioè, oppure, per dire, io vorrei avere una ragazza, però quando poi tu ti metti con qualcuno, per dire, scopri che non sono tutte rose e fiori, no? E quindi ci sono contrasti, c'è un'altra mente di là, eccetera, eccetera. Ci sono momenti che ti critica e ha ragione, per dire. Ma se il tuo ego si intramette in questo rapporto, a quel punto questo rapporto non andrà molto avanti. Se invece accetti che non sei Gesù Cristo tu qua, non sei il Mister Perfezione, ma puoi anche sbagliare e l'altra persona può anche insegnarti, a quel punto si cresce. Ma il problema è accettare questa cosa, che non siamo perfetti, non nasciamo imparati, e basta, tutto qua. E poi ricordiamoci sempre che siamo sempre dei cazzo di topi, eh? Ricordiamoci anche queste cose qua. Però ovviamente, come fai? Cioè, la gente, ragazzi, ha paura anche di dire quello che è, cioè di dire quello che pensa, eccetera, cioè, figuriamoci accettare che è un topo, cioè, andiamo avanti, lasciamo perdere. Non so dirvi come succede. La sigaretta è un segno di debolezza, purtroppo, anche un segno di così, purtroppo, di debolezza. So solo che succede. La, il significato del vedere, nessuno l'ha mai detto, come ho detto io. Capito, ragazzi? Quando tu ti trovi nella tua bolla, la tua merda è la più bella di tutti. Nessuno fa le cose come le faccio io. Anche perché non ti sei mai confrontato con il mondo. O magari vedi il mondo che è vario, eccetera, eccetera, ma tu lo ignori. Tu preferisci accendere la telecamera dove tu sei Dio e mandi questa cosa, fai vedere, che poi lo fai vedere a te stesso, perché chi ti vede sa con chi cazzo ha a che fare, ovviamente, e ti illudi, insomma, che sei la perfezione. Va bene. Quindi tu vedi un assassino e dici una cosa sbagliata, giusto? Ma perché è sbagliato? Perché c'è un vedere, quella persona che ammazza, che uccide o che fa un crimine. Quello è sbagliato perché lui vede con gli occhi esteriori, ma se vedesse con gli occhi interiori capirebbe che la morte non è un blocco, non è una trasformazione. Quindi non parlerà mai più di morte, né sugli altri, né sugli altri, ma di sua trasformazione. E se vive questo, lui usa altri occhi. Usa altri occhi. Adesso inizia a fare, eh? Non è possibile che sto qua. Quindi. E questo è un lato, quindi questa gente mi ruba queste conoscenze, o cerca di farlo. Poi vendendo libri, perché io dico questo? Perché le cose che questa qui seguono un processo di accoglienza. Non c'è un settore forzoso in visione giustiziaria nel mezzo, come lo può essere il soldo. Questo non toglie, questo c'è un problema, ma gli faccio soldi, ma
in giro nei magazzini e faccio qualche soldino così. Esatto, come hai sempre fatto. Ma solo per sopravvivere. Allora quella è l'unica cosa che posso capire. Bisogna vedere se ci arrivi quel livello di sopravvivenza. Perché uno finisce prima? Perché agiamo prima? Perché il mondo è strutturato così. E se hai pochi soldi finirai male. Poi mi sono convinto di una cosa. Sto per la quattro cristiani, con me, come ero io. E non mi trovo. Come era lui, ma per quanto tempo non si sa, perché lui cambia a seconda del tempo, diciamo, così come gli gira. A volte è un profeta, a volte ci parla in lingua, a volte è un esoterista, e un po' di qua e di là, non si capisce molto bene. Non so dirlo. Cioè, io ve lo dico, ma se questa è la cristianità, è solo una roba per... Stesso discorso, è solo una roba per staccarti dagli altri, per dividere. Perché io ci avrei nemici, tra virgolette, no? Gente che ho litigato, io non c'ho nulla a voi. Qui sta parlando di me. Cioè io sono pronto qua a dire, guarda che io non credo a niente. C'avevo la cosa di credere, non ce l'ho più. E... Per il momento. Una cosa mangia un piatto pazzo. Ma veramente ce l'ho. E invece loro no. Loro che dicono di essere cristiani, non ce l'hanno sta accoglienza, no? Poi uno pensa... Ma se tu vivi questa accoglienza, dove va a finire? Perché ci stanno tanti cattivoni nel mondo e ne sai dove va a finire. E allora tu puoi sapere questo perché ti guardi da qui, non da fuori. Sei tu che ti guardi da qui. Queste conoscenze non me le darà nessuno, o se me le daranno, mi spiace per loro, ma non riescono a esprimerle semplicemente. Questa conoscenza ce l'hai da qui. Lo sai, ma perché dovrebbe succedere lì? Quelle visite non ha senso, non c'entra niente con me, è come una conoscenza infinita. Quindi da una parte vedi cristiani che dicono perdoniamo le cose, però mettono quelle linee con gli altri e non li vogliono stare lì. Cioè quello che hai fatto e continui a fare anche tu, no? Io per esempio ho superato una cosa e non so come interpretarla, perché se dico se inizialmente sono cristiano come voi, sto senso di appartenenza a me non mi dà niente, non so come dire, perché poi c'è questa divisione con gli altri, io non ce l'ho. Ti trovi isolato? E io posso capire che fisicamente puoi essere isolato, ma almeno online, come fisicamente io sono isolato, per dire che vivo qua da solo, ma online diciamo cerco un minimo di connettermi con qualcuno. Ma perché devo vivere questa divisione? Ma pure con il mio nemico, con tutti, perché il mio nemico gli dico oh grazie. Tu mi hai fatto rendere conto che quello è il dogma che ti separa dagli altri. Sto parlando di me. Perciò lo posso solo ringraziare. Non mi faccio odiarlo. Prego. Anche volendo, no? Vorrei trovare la giustizia, non ce l'ho. Posso solo ringraziarlo, ma veramente. Non è una frase così. E la persona, guardate un po', le persone umane lo sentono. Sentono questa cosa. Cioè noi abbiamo questo sentire. Ma il punto è... Se lo viviamo, io ho provato l'unico modo di andare per la mia, io ho sta cosa di parlare, però come parlo con uno? In lingua. Non lo so, come parlo con uno? Decade, perché in qualche modo vuole avere ragione lui, o mi mette nella condizione che io devo avere ragione, quando a me non mi interessa. Sei sicuro che non ti interessa? Il fatto che lui mi ci mette in quella condizione mi dà un tremendo fastidio. E quindi dico, ma io allora ai messaggi pubblici dico, ti faccio il video. Però non voglio sentire nessuno. Se no, se dico appunto nella vita di tutti i giorni, voglio che sia così, basta. Non dobbiamo parlare di niente, stiamo là e basta. Ci viviamo una mezza giornata, c'è una passeggiata, ci divertiamo così. Stiamo verso la chitarra, suona la chitarra.
Esatto, Emilio non vuole sorprese nella vita, persona semplice, e a questo punto non ti metti online, Emilio, perché qualcuno online è come se vai al mercato, diciamo, dici le tue stronzate e poi ti stupisci che qualcuno se te la prenda con te o comunque ti fa notare incongruenze, diciamo, no? E allora non lo fai. Se vuoi la vita tranquilla, gioca con i vecchietti tranquillo nelle montagne e vai avanti così, insomma. Tutto qua. Così, hai capito? Ho capito. Ma questa semplicità non ce l'hanno i cristiani. E questo che non mi chiedo, ma se uno, se quello fosse dogma, vero? Uno, metti ipotesi, ipotesi, Gesù esiste, eccetera, e ti salverà. Ma scusa, ma quando dicevi che ti parlava Dio era tutta una stronzata allora. E io dico, ma Gesù come giudicherà queste persone? Perché alla base del loro cuore non c'è questo, c'è il dogma, quindi c'è il blocco mentale. Scusa, ma tu hai parlato in lingua come un deficiente e preghi a Amen, a Madonna e tutte queste cose qua. Tu non c'hai il dogma? Eh? Di rimanere lì, ma è un blocco mentale che non vale niente, per quello che mi riguarda. Da quello che ne so, ogni profeta non è mai accettato nella sua patria. E poi, allora, se io faccio il discorso per gli altri, persone semplici, così, va a finire che quelle sono persone veramente troppo semplici. Quindi io li faccio questi discorsi e finisco nella parte di ragione. Cioè sento che loro è come se mi dicono, hai ragione, e io non voglio questo. Quindi vuoi confrontarti con il mondo? Dai, mi esci fuori e confrontati. Anch'io sono un cazzone, non so tutte le cose. Posso anche. Ci sono. Ho incontrato persone lì in chat, per esempio, e ho visto che la gente non è tutta stupida come pensiamo, ok? E basta. Dai, esci fuori dalla tana. Figli di puttana, come diceva questo. Riso Bonanno. Perché se iniziano a darmi ragione, ho già sbagliato io. Capite? Non so se mi spiego. La domanda che mi viene da fare è una. Chi qui non vuole avere ragione? Chi è qui che non vuole avere ragione? Per questo ho detto che mi piace questo video, ragazzi, perché lui c'ha ragione adesso. Tutti vogliamo avere ragione. Everybody wants to rule the E uno mi dice, ma in che senso? world. Chi l'ha detto? Commenti bloccati. Non lo so, così. Tu, chi è che non vuole avere ragione? E se ci fai caso sarà difficile trovare questa risposta, eh. E uno mi segue, no? Dice, ti do ragione, non ti accorgi quando lo dici. Capito? Io me ne accorgo, non ti sto attento. Quando inizi a dare ragione a uno, comincio a chiedermi, come mai? Non è proprio plausibile questa cosa. Quindi, certe cose le ho azzeccate. Quindi la monarchia interiore può essere valida. Perché sei tu, ti legiferi tu, lo sai già cosa dovresti fare. Ma scusa, tu sei un topo, Emilio. Il 2020 te l'ha fatto vedere, ma purtroppo voi avete la memoria corta, vi siete già scordati tutto. Che il tuo, diciamo, boia, che ti tiene in prigione, quando ha voluto, ti ha messo nella cella e ti faceva uscire. Ma voi già vi siete scordati e già fate i dio proprio, i dei. Al di là di questo ci sta una falsa umiltà che io non capisco, quindi io la voglio pure seguire, ma sento questa falsa umiltà. Non ce la faccio a sopportarla, capite? Credere o non credere, questo è il discorso. Allora, dall'altra parte c'è la ragione che si vuole avere nel mondo. Vuoi fare. Ma questo credere è come la coperta di Linux. Di Linux o Linus? Linus? Allora, non lo so, cioè, ognuno usa questo credere come una specie di ciucciotto che gli dà sicurezza. Vabbè.
anni. Io l'ho usata quando mi sono diventato cristiano, perché sembrava che ti dava un potere, diciamo, di non avere più paura del nemico e di contrastarlo senza paura, no? Però a un certo punto mi sono tipo fermato, ho visto insomma che i cristiani intorno a me non erano veri cristiani, perché il 2020 ha fatto cadere tutte le maschere, e a quel punto ho visto che qua a quanto pare siamo adesso per il culo. Però il concetto del cristiano, perché io ovviamente non posso provare un cazzo ovviamente, però il concetto di cristiano è abbastanza valido potenzialmente, no? Perché come fai tu razionalmente a contrastare un sistema così mostruoso, così enorme? Impossibile. Solo se ti metti in testa un software che ti dice che, si spera che sia vero questo software, non lo so, però che ti dice che tu fai la cosa giusta nonostante ti trovi in mezzo a gente che, un po' come quel detto che dice, se tutti si buttano al fiume non è che ti devi buttare pure tu, no? Allo stesso modo, se tutti vanno a fare il succo, no? Tu non lo fai. Se tutti non parlano male della persona cattiva, tu lo fai, perché pensi, con questo software appunto, che ti andrà tutto bene alla fine, no? Come dicono i cristiani. Potenzialmente è un software molto, molto potente, no? Perché ti farebbe uscire i coglioni finalmente. Però siccome la gente i coglioni non ce l'ha, e la religione viene usata come una copertura, diciamo, come questa coperta, come questo ciucciotto, come questo biberon che usa il bambino, il dito che mette in bocca, per dire, e allo stesso modo loro vedono la religione come cazzo gli pare a loro, perché così gli fa più comodo, li protegge, gli fa sperare così che qualcuno li salverà, ma non devono fare niente, quindi è perfetto questo punto. Vabbè, il rivoluzionario vuoi capovolgere le cose, poi lei comunque non lo concepisce. Ecco, lui non lo concepisce fare il rivoluzionario, lui vuole stare nella sua casetta. Quando gli va di mangiare qualcosa di buono, si mangia il torrone senza preoccuparsi delle conseguenze, fumare senza preoccuparsi, gli dà piacere, un bambino piccolo, diciamo, che qualsiasi cosa che dà sforzo, diciamo, cioè lasciare le sigarette, no, troppo sforzo, combattere per uscire da questa prigione in cui ci troviamo, dove siamo costretti a vivere a casa dei nostri, no, meglio stare così. Cazzo, cioè, reddito di cittadinanza, mammina che ti compra, ti fa la spesa, sto parlando anche di me, quindi non ti sto prendendo in giro, e questo è, insomma, è molto più comodo così. Però non mi so spiegare perché io non posso avere nessuna prova di quello che dico, non devo convincere nessuno, parlo tra me e Biggia, so che è così, non hai alcuna ragione, mi importi una vera ragione, non ha senso, in nessun senso, in nessun caso. Allora uno dice, ma che cosa ti rimane? Nel resto ti rimane la musica. Te lo voglio, però la gallina. C'è questa espansione. Finché il rettile non ti chiude in casa come il 2020. E ti mette magari in qualche cazzo di campo di concentramento. Magari il rettile dice che Putin è entrato con i suoi hacker russi, lo hacker russi, e praticamente adesso sono scoppiate tutte le centrali nucleari in Europa. E poi succede anche questo. La tua musica te la ficchi nel culetto. E tutte le altre nostre passioni di pettinatori, diciamo, di bambole, no? Tutte queste bambole che noi pettiniamo, te le dai in faccia, perché non ci fa in cazzo, che sono solo così, valvole di sfogo, così. Anche perché, ragazzi, ma che cazzo, cioè, quando la pecora, lo schiavo, vede quanto è complesso il mondo, eccetera, si impaurisce, per forza, poi si chiude nella sua bolla, è normale, che cazzo devi fare? C'ho una canzone che voglio fare. Oh, sarò la meraviglia. E dice, magari c'è stata una persona, consapevolmente o meno, forse non ti rende conto, però quando sente quella musica, dice, oh, un po' di tranquillità. Io me la vivo così. E ci sei arrivato là. E tutti ci possono arrivare. Però, punto primo, bisogna togliere il dogma. Sia di averli dogmi, sia di non averli. Perché anche non avere dogmi può essere un dogma. Quindi, io che non ho i dogmi, ho un dogma di andare contro chi ha i dogmi. E quello è un dogma. Vedi? Vedi?
e ti sei messo in una parte dove tu puoi avere ragione. Vedi? Ecco, come sto spiegando? Hai capito come? È quello che me la fa spiegare. Io posso pure aver capito tutto, però il fatto che io te lo dico agli altri e dico, hai visto? Però io poi mi creo un dogma. Il dogma di chi non ha i dogmi? E quello me lo faccio diventare un dogma io. Hai capito? Non te ne accorgi. Succede questo però. E se quando succede... Beh, è già qualcosa che se ne è accorto, insomma, che ha fatto questo. Ripeto, noi tutti facciamo queste cose, chi più chi meno, ma lui ha raggiunto proprio l'apice del dire che voi siete coglioni, io c'ho la ragione, eccetera, eccetera. Ma come questo, come lui, l'abbiamo fatto, l'ho fatto io, lo facciamo tutti, ragazzi. Mi dà fastidio, cioè mi turba la vita, seriamente. Io in questa condizione, come sto qua, posso parlare con mia madre, mio padre, posso parlare con tutti, mi sono cancellato Telegram, non lo sono cancellato, non me lo senti nessuno, cioè io posso parlare con tutti e magari ci arriva, non ci arriva a dirmi, fa niente, però il fatto mio che posso parlare con chiunque è assurda sta cosa, perché magari tanti altri dicono no, non ci voglio neanche parlare con quella gente, ecco, ma quello è un dogma, è un dogma pure quello. Ma allora parliamo insieme al video, cacami per favore. È un anno che ti seguo, cazzo. E uno mi dice, vieni, tu stai a parlare di una vita che si regge senza un dogma? Come si fa a reggere in piedi quella vita? Quella domanda che fai è un dogma. Capiremo da un punto che certe cose le puoi spiegare così, non c'è un altro modo. Le puoi spiegare in un senso di essenza. Ma se tu dici, è così, e allora ti sei fatto il dogma, tu non lo sai. Non lo sai. E cioè, devi fare di tutto, modo e maniera, per non avere ragione, né su te, né sugli altri, neanche su te. Quello che poi tu chiami coerenza, non può essere chiamata così perché tu hai dei percorsi, non di morte, ma di trasformazione, che ognuno se li vede per sé perché sono un linguaggio metaforico, simbolico, che pare. Allora tu puoi dire questo. Vabbè, però, cioè, tu non puoi... un giorno, cioè, non avere ego per niente, come dimostri tu nei video, per dire che passi da una cosa all'altra senza vergogna, perché tu magari lo chiami sto crescendo, sto morendo e rinascendo di nuovo meglio di prima, in modo così esoterico, diciamo. E anche quello è un po' troppo, perché la gente quando vede il tuo ballare così senza un minimo di carattere, diciamo, da una cosa all'altra, non sei uno affidabile, non hai carattere, c'è, cioè, uno che non gliene frega niente di sbagliare così, in questo modo, diciamo. Cioè, io posso capire, sbagli una volta e eri sicuro, però almeno le prossime volte ci vai un po' più cauto, dici forse dovrebbe essere così, ma potrei sbagliare. No, vi scaccio! Con la mia coerenza, come fai a dire? Dato che già sai che ci sarà la trasformazione già avvenuta, come fai a dire questa è una coerenza? No, puoi dire. Puoi dire più o meno, questo è. Ma non c'è una linea di vita. E per ognuno vale un'altra cosa. Secondo me... a qualsiasi punto della crescita di un uomo già puoi vedere una base di quell'essere. Se è stronzo, se è sincero nella sua ricerca o meno. Sì, ci possono essere trasformazioni. Cioè, parlo proprio di quel core, ok? Di quel core. Proprio la base di questa persona, che nonostante l'esterno, le conoscenze che prende, che macina e comprende durante la vita cambiano, questo core rimane bene o male più o meno quello. E quindi il tuo core, c'è un core, è mio, che cazzo, ma guarda ragazzi, sto scherzando ovviamente. Tutti noi siamo stati dei car, e il problema
e sì, ammettere di aver sbagliato, però neanche così, insomma, essere così, volare così, oh, una volta, oh, che bello, come se dimostra questo car dentro di te, diciamo, è poco affidabile, diciamo, capito? Allora uno pensa, che ne so, ma tu sei d'accordo col mondo allora? No, perché il mondo c'è in ordine, ma non gli vado contro, non è che dico mi separo dal mondo, capisci? Attivo i commenti, non so, attivo i commenti, bene o male qui parliamo la stessa lingua, ma non, tu stai di là, noi stiamo di qua e vuoi stare così isolato. Ma finché stai in questa condizione, meglio se stai isolato, ovviamente. Però non lo so, non lo so. Andiamo. Non mi ci sono separato. So io che voglio stare disparte, ma perché si è fatto così? Ma non c'ho il dogma. Di io che ho capito. Beh, non ce l'hai in questo video, non so, fra qualche altro video ti riuscirà un altro dogma. Non sappiamo quale. Magari se io vado adesso, questo è un video che hai postato qualche ora fa. Se vado adesso ti trovo che, non so, segui qualche altra filosofia sicuramente. Magari delle cose e gli altri no. Non ce l'ho sta cosa. È questo che non cercate di spiegare. Ma spiegare a chi? A tutti e nessuno. Se io non devo spiegare, è come se io sei dopo. Io non devo spiegare niente, sto parlando. È un parlare artista. Mettila così. Il mio parlare è artista. Se non ti puoi sbagliare, perché uno può dire, ma tanto vale, magari ha detto qualcosa di buono, ma è artistico. Che coerenza, papà. E allora te la devi dire, no? È un parlare artistico. Proviamo. Allora che cos'è questa arte? Visto in questo modo. L'arte. L'arte forse è un qualcosa. Perché? Perché nella forma artistica tu non sei costretto a rientrare. 2020, ancora che pettiniamo le bambole con i nostri l'arte, questo cazzo, quello da chiuso in casa non te faceva entrare senza museruola a magnà, e noi ancora a pettinare, a suonare, a cazzeggiare, eccetera eccetera. Poveri. O in quello che c'è il dogma, o in quello che non ce l'ha, ma ha il dogma di dare conto che ha il dogma, quindi anche lui ha il suo dogma. È sempre un discorso di dominati e di dominanti, ma è uguale la storia. Sempre quella è. Nel momento in cui tu ti accorgi di questo, e te ne accorgi così, per sé, c'è una tua fase che tu dici, ah, eccolo me, eccolo me. E allora tu dici, che faccio? Non è che posso stare qua così. Nel mio caso che prima facciamo così, che piacciono a me. Perché così, sì, non ha alcun significato. Questo, secondo me, vorrebbe essere. Ma che cosa? Il dovere? Dovere fare questa cosa? No. Questo secondo me potrebbe essere l'essere. Io spero di parlare nella maniera più artistica possibile. E lo dirò così, io parlo in modo artistico. Quando parlerò con uno, magari entriamo in questi discorsi, io lo dico a lui. Guarda, io forse ti parlerò in modo artistico. Non mi puoi dare il dogma, ma neanche io te lo posso dare. Ci siamo capiti? Parlare artistico, che valenza gli dà? Questa è una bellezza invece, però, no? Una bellezza, tu lo riconosci questo? È bello. È bello. Quello che non è bello, questo è un canone di riferimento, un modo per capire. Quello che non è bello si trova lì, o nel dogma, o in chi non ha, dice che non è il dogma, va contro chi è il dogma. E anche lui è un dogma. Così. Allora uno dice, ehi, ne voglio uscire, ho capito che è un inganno. Per capire questo, però, non ti devi riferire alle cose così orizzontali, perché se tu dici questa è l'unica realtà che esiste, sbagli. Quando tu ascolti Mozart, sono le tue sinapsi e il tuo cervello che l'ascolta, lo sei tu. Sì, Emilio, però c'è anche un'oggettività, ok? Non esageriamo a proprio togliere tutto dalla testa, perché alla fine diventa tutto relativo, insomma. Questo, tu lo ascolti, non il tuo cervello. Però oggi il mondo dice, no, è il tuo cervello che ascolta Mozart. È il tuo timpano che sente, no? Questa è una grande divisione, no? È una divisione forzata, no, no, dobbiamo parlare artisti. Perciò nessuno mi può dire, tu puoi imporre qualcosa, no,
Oppure tu sei contro? No, è il mio parlare artistico. Quando mi vorresti di qualcosa, ricordalo, io l'ho detto, il mio parlare artistico. Che valenza li puoi dare? Zero. Appunto, zero. Ah, questa cosa mi ricorda un po' Amerigo, perché lui ha... praticamente a Roma c'era il Dams, non so che cazzo, insomma, cioè, tu potevi affittare una sala, no, forse ho detto una sala, non so come cazzo si chiamava, ragazzi, però tu potevi affittare una sala e potevi, gli attori di solito affittavano una sala e potevano recitare, fare rehearsal, e quella era la sua cosa, nel senso che siccome io non riesco a fare l'animale in pubblico, uso la scusa di chiamare la mia pazzia arte, così viene accettata. Sembra un po' assurdo, non so. Ci vediamo al prossimo. Spero che vi va una buona giornata oggi. Al prossimo. Bene, ragazzi, grazie, alla prossima, anche da me.